servizio diciamo aperto alla città. Una città in salute, attenta alle persone e all'ambiente, una città sostenibile e creativa che progetta insieme la gestione culturale e la crescita turistica, oltre allo sviluppo di significativi interventi di riqualificazione, sono solo alcune delle sfide facenti parte del programma del centrosinistra, illustrato dai 4 candidati sindaco che si presenteranno alle primarie del prossimo 7 aprile. In una sala pedinotti gremita di persone, Cora Fattori, Etel Lucarelli, Cristian Fanesi e Samuele Mascarin hanno ribadito l'importanza del processo democratico e del percorso intrapreso, continuando a raccogliere idee e contributi dei cittadini per renderli protagonisti. Perché a Fano la scelta del candidato e della candidata migliore verrà preso in tante, tanti, non da pochi in segrete stanze. Questa già è una meravigliosa vittoria per tutto il popolo del centro-sinistra. Da parte della mia candidatura la volontà di costruire un progetto politico di centrosinistra, in grado di guardare al futuro della nostra città con coraggio, con passione, con competenza, con esperienze e rappresentando anche un ricambio generazionale che nella nostra città sicuramente serve, non solo nel centrosinistra. In questi anni, si legge nel manifesto programmatico, Fano, grazie al centrosinistra, è diventata una città più accogliente, aperta e innovativa. Le scelte per i prossimi anni dovranno essere assunte su sanità, lavoro, economia, cultura, turismo, ambiente, servizi e infrastrutture. Noi siamo pronti e la strada va percorsa insieme. Per fare questo servono persone, capacità, una squadra motivata e giovane, ma anche attenta nella valutazione di esperienze e metodi di crescita. Una candidatura di convinzione, una candidatura per rendere più efficiente quella che è la macchina pubblica e per affrontare insieme in modo determinato i momenti difficili che ci aspettano. Vi chiedo la vostra fiducia e insieme con una squadra di centrosinistra potremo farcela. Il primo punto del manifesto il centrosinistra lo dedica alla sanità. L'obiettivo è quello di recuperare il ruolo da protagonista dell'ospedale Santa Croce. Infatti non sono ritenuti sufficienti gli investimenti programmati per la sola palazzina del pronto soccorso e il piano sociosanitario è ritenuto inadeguato e poco chiaro sulle azioni concrete per risolvere le criticità. Il 7 aprile il popolo del centrosinistra si troverà a scegliere il candidato migliore per guidare la coalizione centrosinistra. Il mio è un impegno, un invito a stringere un patto con ognuno di voi. Un patto che si basa sulla convinzione che la città di Fano deve cogliere tutte le occasioni che si presenteranno. Un patto che vogliamo stringere affinché queste scelte coraggiose le possiamo prendere insieme, discutendo, organizzandoci affinché le scelte migliori avvantaggiano la città di Fano. Durante l'incontro è stato anche ribadito l'impegno a portare a termine alcuni progetti come l'acquisizione dell'ex caserma Paolini, la realizzazione della nuova biblioteca federiciana, del nuovo palazzetto dello sport e del casello autostradale Fano Nord. Quali sono i motivi della sua candidatura e i punti cardine? Innanzitutto la determinazione di essere consapevoli che abbiamo assunto un'esperienza vera per poter governare questa città come una vera squadra, la squadra del centro-sinistra, che parte dall'aver realizzato una serie di progetti per la nostra città che guardano alla crescita culturale, alla sua identità, alla crescita economica, che guardano i servizi alla persona, ma sappiamo che ci sono tante altre sfide da colmare. Ecco, vogliamo colmarle e portare la città verso il futuro. Centro-sinistra. La descrizione.